qual è il vostro rumore? È ovvio che se io parlo a persone come me, che magari sanno cos'è il razzismo dal punto di vista di averlo subito, di aver subito discriminazioni, il discorso sicuramente è volto magari a cercare di decolonizzare la mente, cioè di riuscire ad uscire dalla narrazione che ci è sempre stata fatta di noi stessi, cioè delle persone africane e afrodiscendenti. Non è che dell'Africa e degli africani e dell'afrodiscendenza in generale se ne è parlato poco, se ne è parlato tantissimo. Il problema è che se ne è parlato molto male. Cioè, la prima volta che ho sentito parlare di persone che mi assomigliavano a scuola, la parola africano era sinonimo di schiavo. È ovvio che una persona che cresce sentendo questa narrazione dall'anno zero della sua istruzione, dopo avrà per forza una certa idea di se stesso e del mondo che lo circonda.